Incontrò a Venezia Papa Benedetto da rettore in carico della IUAV e ne rimase profondamente colpito. Ecco perché ci sarà anche il professor Amerigo Restucci domani mattina alle 9:30 tra la folla in piazza San Pietro ai funerali del Papa Emerito Benedetto XVI, presieduti da Sua Santità Papa Francesco e concelebrati anche dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, presidente della Conferenza Episcopale Triveneta. Restucci, dal treno che lo sta portando nella capitale, racconta le sue emozioni. Difficile disgiungere le emozioni e le sensazioni date dalla morte del Papa Benedetto XVI da quelle accumulate negli anni, studiando le cose che questo importante teologo aveva scritto e aveva portato avanti. Soprattutto ripenso ai tre volumi, la trilogia di Gesù, molto interessanti, la nascita di Gesù, soprattutto quando indaga al proposito dell'infanzia di Gesù e della sua nascita, sui temi che attraversano quel periodo della nascita di Cristo, e soprattutto è molto interessante il capitolo sui Re Magi e quello sull'astrologia, quando spiega proprio con una capacità di studioso, oltre che attento teologo, quelli che sono i fenomeni del cosmo. Restucci è componente del Consiglio della Procuratoria di San Marco, presidente dell'Istituto regionale Viglie Venete, legato alla Biennale di Venezia e personaggio di spicco del mondo accademico italiano e veneto. Porterà così l'omaggio delle istituzioni veneziane. Ricordo le belle sensazioni della visita che fece a Venezia, trasmettendo proprio un senso di umanità, di calore e una limpidezza di immagine. Sono queste, credo, le cose che dobbiamo conservare, ricordando un importante Papa di questo secolo.